Dopo 2 anni d'attesa, con i titoli di coda che ci scorrono davanti agli occhi, la sensazione di aver terminato uno dei giochi più emozionanti di questa generazione. Naughty Dog ci è riuscita ancora, e con Uncharted 3 l'inganno di Drake, chiude una trilogia che resterà nella storia dei videogiochi, un'avventura che vi incollerà allo schermo dal primo istante fino ai titoli di coda. In Uncharted 3 troverete un Nathan più determinato che mai, ancora una volta alla ricerca di una città leggendaria legata al suo antenato Sir Francis Drake. La perduta Ubar viene soprannominata l'Atlantide del deserto, un luogo dove un popolo prosperò per poi cadere misteriosamente in disgrazia e svanire nel nulla. Tale luogo, tanto ambito nei secoli passati e poi a lungo dimenticato, non è oggetto del desiderio del solo Nate, che sembra questa volta mosso da motivazioni personali. Presto imparerete a conoscere il primo vero villain della serie, l'inglese Catherine Marlowe, accompagnata dall'oscuro e spietato Talbot. Merita di distinguersi dagli avversari conosciuti nei primi 2 capitoli per la sua ottima caratterizzazione che la eleva personaggio a tutto tondo, sfaccettato e intrigante quanto detestabile. Come da tradizione, la trama vi porterà a visitare diversi luoghi del globo e si concederà del tempo per esplorare il passato del nostro eroe, approfondendo il legame tra lui e Victor Sullivan, vera spina dorsale dell'intera appassionante vicenda. Uno sparatutto avventuroso e cinematografico come Uncharted 3 ha il suo punto di forza proprio nella sceneggiatura e nella relativa messa in scena. Il canovaccio è ottimamente scritto, annoverandosi, proprio come fu per il suo predecessore, tra i migliori in ambito videoludico, non tanto per le vicende narrate, quanto per la qualità delle linee di dialogo e dei personaggi, caratterizzati in modo eccezionale. Per quanto il giudizio sia totalmente positivo, siamo rimasti un po' contrariati dall'ultimissima parte dell'avventura, di livello elevato in senso assoluto, ma al di sotto dello standard qualitativo della saga, arrivando ad un finale che definiremmo come un rovinoso anticlimax. Un vero peccato, visto il grado di tensione raggiunto dal gioco subito prima degli ultimissimi capitoli. La forza del titolo Naughty Dog è quella di riuscire a coniugare personaggi tanto vivi e credibili con situazioni al limite, mantenendo un buon grado di credibilità per immergere così il giocatore nell'esperienza. Perché Uncharted 3, proprio come lo fu il suo predecessore, più che un videogioco è un'esperienza emotiva, un lungo viaggio coinvolgente e appassionante. Tutto questo con alla base un gameplay in realtà molto tradizionale, suddiviso tra fasi esplorative alla Tomb Raider, risoluzione di enigmi e le classiche sparatorie. Il dosaggio dei diversi elementi ci è parso leggermente diverso rispetto al passato, ritrovandoci ad eliminare scagnozzi soprattutto nell'ultima fase della campagna, con il resto dell'avventura principalmente incentrato sullo svolgimento della trama e lunghe sequenze d'azione tra inseguimenti a piedi, arrampicate al limite e momenti stealth. L'incipit ci introduce inoltre ad una delle poche novità introdotte nel titolo, ovvero il rinnovato combattimento corpo a corpo. Ora vi capiterà in alcuni frangenti di ritrovarvi a cercare di vendere cara la pelle in vere e proprie mischie, sfruttando un sistema molto vicino a quanto visto nei 2 Batman di Rocksteady. Col tasto quadrato potrete concatenare una serie di colpi, mentre quando segnalato a video dall'apposita icona, il triangolo vi permetterà di eseguire una contromossa. Il tutto non raggiunge la complessità dei titoli citati, ma adempie egregiamente al suo scopo, condendo l'azione tramite le interazioni con i fondali e gli oggetti dello scenario. Se nel caso del platforming non si segnalano novità, lo shooting è stato leggermente rifinito e vede l'introduzione della possibilità di rispedire al mittente una granata, ma solo premendo il triangolo col giusto tempismo. Il sistema di coperture funziona in maniera del tutto similare ai predecessori, ma purtroppo non riesce a risultare sempre affidabile e preciso, rovinando in parte la godibilità dell'azione. Inoltre, a segnare al tasto della schivata anche il compito di incollare Drake alle coperture ci è parso un'idea davvero poco azzeccata, che porterà un po' di confusione nelle situazioni più concitate. L'intelligenza artificiale nemica si è rivelata decisamente buona, in grado di aggirarvi e di sfruttare i livelli a proprio vantaggio, mettendo in mostra solo saltuari e defiance. Nulla da eccepire per quanto riguarda gli enigmi, numerosi e sempre soddisfacenti da risolvere, sfruttando i fidati appunti di Nate. Introdotta con lo scorso episodio, torna in Uncharted 3 una corposa modalità multiplayer. L'elenco delle modalità comprende i classici deathmatch a squadre e tutti contro tutti, arricchite dalla divertente 2 contro 2 contro 2, che vede 3 team competere sulla stessa mappa. Troviamo poi l'arena cooperativa, che riprende le meccaniche dell'Orda di Gears of War, arricchita da alcune interessanti varianti. La componente multiplayer del Uncharted 3 conferma quanto già visto, proponendosi come una sezione separata dall'esperienza principale, ben dotata dal punto di vista contenutistico e resa più profonda e longeva grazie all'introduzione di abilità in perfetto stile Perk. All'apertura dei server, invasi dalle migliaia di acquirenti, ci premureremo di tuffarci nuovamente nel multiplayer per stilare uno speciale dedicato.
Sotto il profilo tecnico, Uncharted 3 non compie il medesimo balzo in avanti visto tra i 2% di capitoli, senza però perdere la capacità di stupire. Graficamente il miglioramento è tangibile, con un dettaglio generale sia nella modellazione dei personaggi sia nella costruzione delle ambientazioni semplicemente impressionante. Il design estetico del titolo Naughty Dog ha il pregio di riuscire a far cadere la mascella senza investire gli occhi del giocatore con luccichi, blur o altri effetti eccessivi. Ogni livello appare perfetto in ogni dettaglio, tratteggiato con cura per risultare impressionante tecnicamente e allo stesso tempo meraviglioso da guardare. Il vero fiore all'occhiello rimane comunque il campionario virtualmente infinito di animazioni di cui è dotato Drake, il quale si muove negli ambienti con incredibile naturalezza reagendo a ciò che lo circonda. Tanta qualità viene sottolineata in ogni istante da una regia intelligente, capace di muovere la telecamera sempre nel momento giusto per sottolineare l'azione senza mai rivelarsi un ostacolo. La linearità dell'avventura permette di giocare molto sulla spettacolarità, ma l'equilibrio tra il controllo concesso all'utente e la costrizione data dal titolo è sempre ben bilanciato, allontanando sapientemente la sensazione di star giocando un film interattivo. Di pari livello l'accompagnamento sonoro, dotato di ottimi effetti e di musiche che in perfetto stile cinematografico sottolineano ogni momento di gioco con partiture scritte da una mano sapiente. Promosso infine il doppiaggio in italiano. Oh, apra che cazzo cadavere! Per quanto riguarda la longevità, abbiamo notato una durata leggermente inferiore rispetto al precedente capitolo, ovvero poco meno di 10 ore. Ciò ha di contro favorito l'eliminazione di sequenze eccessivamente tirate per le lunghe. Uncharted 3 L'inganno di Drake è un titolo emozionante, un'esperienza videoludica che vale la pena di essere vissuta. Permangono alcuni difetti ormai congeniti alla serie, come la limitata interattività di alcune sezioni, sacrificata in favore della spettacolarità, o un gameplay nelle fasi shooting non rifinito, difetti che vanno per forza di cose a incidere sul giudizio finale, ma così com'è, questo terzo capitolo è la perfetta conclusione di una trilogia sorprendente. A fianco di una campagna da vivere tutta ad un fiato, troviamo poi una solidissima quanto ricca componente online. Il tutto adornato da uno dei comparti estetici più impressionanti della corrente generazione. Non possiamo quindi che consigliarvi ancora una volta di portarvi a casa questo titolo, impugnare il pad e lasciarvi travolgere dalle incredibili avventure di Nathan Drake.